magia. Candy, candy e simpatia. E zucchero filato e curiosità. È un mondo di pensieri e libertà. È un fiore delicato e felicità. E a spasso col suo gatto se ne va. A causa dell'ennesimo trabocchetto maligno giocatole da Iris, Candy è stata rinchiusa in prigione ed espulsa dalla scuola. Terence si è umiliato fino a chiedere l'intervento di suo padre, che glielo rifiuta. Disperato, il ragazzo torna alla St. Paul e ha un colloquio con Suor Grey. Lei deve capire la mia posizione, signor Granger. Non posso permettere che rimaniate qui entrambi. Ne andrebbe del buon nome della scuola. Allora non c'è che una soluzione, Suor Grey. Io devo essere espulso al posto di Candy. E non è giusto che altri paghi al posto mio. Io non voglio che lei avverta mio padre della mia partenza. Ma, signor Greystone. Senza aspettare la risposta di Suor Grey, Terence si allontana di corsa. Va alla finta collina di Pony, là dove Candy amava rifugiarsi. Addio, Candy. Io ti ringrazio di tutto. Di avermi insegnato il coraggio e la dignità. Di avermi restituito all'affetto di mia madre. Addio, giovinezza spensierata. Addio, amore mio. Addio, addio, Candy. Porterò il tuo sorriso con me. Siamo in una poesia di versi tristi, con un dito scorriamo sopra i tasti, le note di chi parte, di chi resta. Ma nostalgia, lasciami andare via. E tu, speranza, ti prego, dimmi che tornerò. Addio, addio, Candy. Addio, addio, Candy. Arrivederci, dolce Candy. Intanto Candy, chiusa nella sua cupa cella. Uffa, Clint. E si siano dimenticati di me. Anche tu, poverino, devi avere una fame terribile. Oh, ecco che arriva qualcuno. Finalmente. Tu nasconditi, Clint, presto. Venga con me, signorina Candy. Suor Grey l'aspetta. Sarà venuto il signor George a prendermi da parte dello zio William. Io non so nulla, signorina. Però, qualunque cosa le succeda, non si perda mai d'animo. Resti sempre con me, signorina Candy. Con sua grande sorpresa, Candy si sente dire da Suor Grey che non verrà più espulsa dalla scuola e che la sua punizione è mutata in una settimana di ritiro nella sua stanza. Ma non è possibile, Louise.
Qui ci deve essere lo zampino di Terence, o meglio, del padre di Terence. Ma lasciamo Iris alle sue squallide perfidie e torniamo a Candy, che con le lacrime agli occhi sta leggendo il breve messaggio che le ha lasciato Terence. Candy, ho deciso di lasciare questa scuola e di andare in America. Anche se io sarò lontano, voglio che tu sia felice. Oh, Terence, perché sei partito? Perché non mi hai salutato? Io... Presto, forse posso raggiungerlo. Oddio, chi c'è qua fuori? Ma sì, questa è la voce di Neil. E pensare che è stato espulso per colpa di quella servetta di Candy. Che stavi dicendo, Neil? Vuoi ripeterlo anche davanti a noi, per favore? Lasciatemi! Vigliacchi! Terence è partito! Prenderà domani mattina il piroscafo per l'America. Lasciatemi! Mi fate male! Domattina? Non poter neanche salutarlo. Ma ci rivedremo, Terence. Ci rivedremo, sai? Perché come faccio ad essere felice come vuoi tu, se tu sei lontano? Candy è oppressa dalla malinconia. Quanto alle lezioni, sono diventate un vero tormento per le continue punzecchiature di Irisa e delle sue amiche. Cosa fai, Irisa? Non ti sedere lì. Guarda, c'è quella. C'è una maledizione in te. Hai condotto il povero Anthony alla morte. E adesso hai costretto Terence ad abbandonare la scuola per salvarti. Ma incredibilmente, ecco Suor Grey intervenire in suo soccorso. Ha qualcosa da dire, signorina Legan? Lo dica ad alta voce, dunque. Io... Ecco, Suor Grey. Io non sono d'accordo con la sua decisione di togliere la punizione a Candy. Io... Lei non ha il permesso di criticare le mie decisioni, signorina Legan. Pertanto, sarà lei a dover rimanere chiusa nella sua stanza per una settimana. Ma neppure il riconoscimento delle colpe di Irisa riesce a consolare Candy, finché un giorno Suor Grey la manda a chiamare per conferire con il padre di Terence. No, glielo giuro, signor Granstar. Non so dove sia andato Terence, ma non sono io la causa della fuga di Terence. Oh, certo, lui l'ha fatto anche per me. Ma questo non è importante. Importante è un'altra cosa, signor Granstar. Terence cercava il suo affetto. Il mio affetto? Sì, Terence era solo. Ha ritrovato quello di sua madre, ma non ha ancora trovato il suo affetto. Lei non può capire gli affetti familiari, signorina. Lei è un'orfana. Si sbaglia, signore. Lo lascia alla sua libertà. E cerchi di raggiungerlo solo con il suo amore. Allora, il suo buono, generoso, impulsivo Terence tornerà da lei. E ancora una cosa. Lei è molto ricco. Continui a finanziare questa scuola. Suor Grey è severa, ma lo merita. Addio. Addio. Buona fortuna. Candy viene accolta con tanta gratitudine da Suor Grey, ma ancora non riesce a sorridere. Dopo una notte insonne, decide anche lei di fuggire. Lasciata un'affettuosa lettera di spiegazioni per Suor Grey ed una allo zio William, si avvia sulla strada di Southampton. Da sola. Ma no, certo, con il fido Clean. Hai fame, poverino. Non ti preoccupare, qualcosa troveremo. Ma... Ta, guarda, una locanda. Andiamo a chiedere del cibo. Del lavoro e del cibo. Candy arriva alla locanda. La padrona è una donna dall'aria burbera ed efficiente. Mi scusi, signora. Io cercherei lavoro per un giorno soltanto. Io non posso pagare molto. Oh, non importa. Vede, io ho una gran fame. E così il mio orsetto. Se lei potesse darci da mangiare... Affare fatto. Candy lavora duramente tutto il giorno e finalmente a sera può sedersi a cena. Tieni, Candy. E appena mangiato, via di corsa a letto. Te l'ho preparato io e con le lenzuola fresche di bucato. Commossa, Candy è andata a dormire.
La mattina dopo, di buon'ora, quando la locandiera si alza, trova una sorpresa. Ah, che bellezza, guarda che sole oggi. E che buon odore. Ma questo è odore di pane fresco. L'ho fatto io, signora locandiera. Io spero tanto che le piaccia. Addio, Candy. E che Dio t'assista. Di nuovo Candy si è incamminata per strada. Che troverà in fondo alla strada? Altre pene? Altre gioie? Chissà. Candy guarda davanti a sé e sorride.